Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Io a nome del comitato Notav Susa Monpantero vi ringrazio di essere qui. Sapete già che questa serata è soltanto la prima parte di una 2 giorni che abbiamo voluto dedicare al decennale del nostro comitato. Guardando le foto ci sembra impossibile che siano successe già tante cose, siano già passati 10 anni. Comunque questa, come dicevo prima agli altri amici del comitato Notav di Susa Monpantero, non vuole essere certo una giornata celebrativa. Abbiamo preso come spunto il nostro decennale perché abbiamo pensato che sarebbe stata un'opportunità per poter incontrare altre realtà in lotta che come noi resistono contro così il sopruso che viene dall'alto, che viene spesso da interessi enormi. Dicevo a qualcuno prima una lotta impari, però forse la cosa positiva sta nel fatto che dimostriamo che i cittadini sono in grado di resistere. Allora, io volevo presentarvi innanzitutto gli ospiti, che ringrazio già da subito perché hanno accettato il nostro invito. Spero di non sbagliare. Allora, cominciamo da Davide Biggi, che è qui vicino a me e rappresenta la Nopede Montana. Poi ci sono Francesco Masi e Giuseppe Di Bello, che fanno parte, loro due, che fanno parte del movimento Notriv, però della Basilicata, perché il movimento Notriv è piuttosto ramificato sul territorio nazionale. E poi c'è Salvatore Mauro, che invece fa parte del movimento Notriv della Sicilia. Poi abbiamo Eugenio, e ho solo il tuo nome però, Spinetto, che viene da, appartiene al Notav, ai Notav del Terzo Valico, che noi conosciamo bene. E poi c'è ancora Mattia. Saltiamo un attimo l'ospite che c'è in mezzo, lo presento poi, c'è Mattia Fonzi, che invece appartiene al comitato 332 dell'Aquila, e ultimo ma non ultimo c'è Elio Teresi, che invece appartiene ai Nomuos. Invece la persona che vedete nel mezzo è il professor Ugo Mattei, ringraziamo anche lui per aver accettato il nostro invito, che ha scritto, che il movimento Notav conosce bene, e che ha scritto ultimamente questo testo, questo libro, che si chiama Il bene comunismo e i suoi nemici. E il professor Mattei è professore di diritto civile all'Università di Torino e di diritto internazionale e comparato all'Università della California. Non solo, ma ha fatto parte, è uno dei promotori del Movimento per l'Acqua. Lo abbiamo invitato perché attraverso questo suo scritto, questo suo libro, parla proprio dei punti che dovremmo toccare in questo che non vuole essere assolutamente, lo abbiamo chiamato in modo un po' pomposo, convegno, ma in realtà è un incontro ed è uno scambio tra realtà che hanno in comune molto, insomma, anche se in situazioni a volte diverse tra di loro. Allora, abbiamo anche in programma un collegamento via Skype, perché gli era impossibile essere qui fisicamente, con un rappresentante della Terra dei Fuochi, quindi verso le 5:30 o dopo che gli ospiti dei vari comitati avranno esposto, avranno parlato delle loro realtà, proveremo anche questo contatto.